ragazze e ragazzi, il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete siamo qui in Minecraft moddato Stone Block e rispetto all'ultimo video, se qui si decide a caricare, allora sicuramente andrei a posare un po' di roba. Come vedete qui ho già il crafting dell'array, quindi direi, diciamo che stiamo messi abbastanza bene. Ora intanto a voi sicuramente vi vado a posare qui e direi che stiamo a posto. Quindi abbiamo questo solar array di tier 1 e quindi direi di prendere la nostra ricompensa. Ora voglio vedere quello di tier 2 cosa ci chiede. Ok, l'erodium come si fa? Ok, con i cristalli. Ok, direi che per il momento questo non potremmo farlo, anche perché non abbiamo in alcun modo materiali. Devo trovare, diciamo, devo trovare il modo di craftarli. Ora, giusto per curiosità, a te ti voglio piazzare per vedere. Ok, parte un po' di lag. Ora, una cosa sicuramente che voglio andare a vedere non è questa parte qui. Allora direi che, visto che buona parte, vediamo qui, abbiamo solo una parte che dobbiamo fare, qui non possiamo completare perché non abbiamo, non possiamo fare questa qui, anche perché non abbiamo nessun modo di farlo essendosi buggato. Qui invece è, diciamo, ci vuole del tempo. Voglio andare a provare a fare questa, diciamo, questa zona qui. Quindi direi, no, direi tranquillamente di andare a vedere tu come ti crafti. Ok, in teoria dovremmo avere tutto, penso, perché appunto le cose mi sbucano, anche queste cose qui finora mi sono sempre sbucate dall'interno di varie missioni, cose del genere. Ok, ora vediamo se l'energy core, ok, qui non lo vedo. Ah, è vero, posso vedere di qua se magari ho qualcosa. Ok, mi manca l'oro. Cosa? Ho fatto l'altra missione? Ok, sì, sembrerebbe che era quella che mi serviva. Ora voglio vedere. Sì, vale come Dragonic Core. Energy Pylon, qui, ok. Diciamo che un bel po' di roba. Oh, Disenchanter. Sembrerebbe buono. Ok, quindi qualunque cosa, qualunque libro potrebbe essere utile. Voglio vedere. Ora, visto che questo l'ho fatta, serve il Wyvern Core. Quindi per fare il Wyvern Core, che è questo qui, dovrei appunto avere tutto.
Ora, anche questa è completa. Ora devo sempre andare a vedere la wagon core. Ok, devo fare il fusion crafting. Quindi allora, innanzitutto vediamo qui cosa ci danno queste cose di qua. Ok, diciamo niente di troppo speciale. Ora devo fare sempre l'energy core, che è questo qui. Ok, infatti sicuro mi mancava qualcosa. Ok, per fare questo cosa mi manca. Blocchi di redstone, che per fortuna non dovrebbe essere un problema dato che li ho qui. Quindi diciamo che dovrei fare due, ok. Sì, però devo sempre prendere dell'oro. Purtroppo non ho di oro, è molto molto difficile, solo con due ci vuole tempo per produrlo. Quindi diciamo dovrò trovare il modo per farne un po' di più. Ok, in questo modo ne ho due, i miei due, e dovrei riuscire tranquillamente a fare il mio energy core. E diruttiamo. Ok. Sono curioso. Per dividere il flux capacitor. Quale è? Ok, quello Wyvern. Ok, questo è il double. Ah, ok, questi sono quelli già pieni, quindi. Ok, quindi questo è quello un po' più lunghetto da fare. Quindi di questi ne devo fare sicuramente 4. E sembrerebbe che non ho più lingotti draconium. No, neanche il modo di craftarli. Ok, cuocendo quelli alla d'asta dovrei stare a posto, nel senso che dovrei averne un po'. Intanto vorrei vedere tu come ti potevo ottenere. Ok, semplicemente dai core. Ah, smesciando la endstone. O comunque, quindi poi dovrò. Ok, Ender Gravel. Quindi andrò tranquillamente di là. Ok, quindi andando lì dentro all'end dovrei averne un po'. Se è vero, lag quella. Intanto voglio vedere questo tablet cosa ci può portare. Anche se devo ammettere che sta laggando un bel po'. No. Ah, ok, quindi spiega un po' di cose. Quindi non è male come. Quindi parla del Dragonium. Ok, semplicemente spiega come
cosa succede all'interno della Dragonium. Ok, da qui cosa, non mi ricordo mai cosa dovevo craftare. No, non volevo guardare il controllo. Ok, capacitor. Ok, e con questa l'abbiamo completato. Dovrei fare anche quell'altro. E tu come ti crafti? Ok, con quelle arancioni che non posso ancora fare. Ok, ok, voglio vedere questo qui, il Fusion Crafting Core. Ok, non è difficile da craftare. E anche te, tu non dovresti essere difficile. Cosa mi manchi tu? Ah, eccolo, quest'altro di qua. Ok, quindi per il momento dovremmo essere, non dico a posto però. Ok, nuovamente un po' di lag. Ok, questa è completata. Ora. Ok, quindi fa vedere mano a mano. Ok. Quindi direi tranquillamente di posare te. E direi tranquillamente trovato di là da quest'altra parte il nostro utilizzo che andremo a fare per il nostro amato reattore. Quindi intanto sicuro ci arrivo. Ok. Ok, portando questo di qua. Ok, però qui cosa ci devo mettere di lato? E qui andremo a guardare il nostro. Ok, tu che sei? Ok, sono gli elastici, sono tutti gli injector. Ok, diamo shield. Shield non mi serve, neanche tu e neanche il viaduct. Anche devo cominciare a usarli, perché questi qui sembrerebbe che trasferiscono, diciamo, li possiamo utilizzare per trasferirci da una parte all'altra, diciamo, tranquillamente. Quindi diciamo che potrebbero essere utili. Ora intanto a voi vi vado a posare. Ora devo controllare giusto quanti ne servirebbero. Ok. Ah, ok, abbastanza, molto più grande. Allora, in totale dovrebbero essere 1, 2, 3, 4 da una parte e 4 dall'altra. E quindi in totale dovrò avere 8. Siamo a 4, altri. Anzi, in realtà ne dovevo fare altri. No, in realtà sì, 4, perché 9. Quindi diciamo che stiamo a posto. Ora devo cercare i nostri amici lapislazzuli. Ora non so questo è cosa
Che tipo di blocco è? Eccolo qui. Ok, dalla energia le cose. Sì. Ok, quindi questi serviranno da mettere la. Ok. Quindi tu se ti piazzo cosa fai? Ok, e quindi ti prendi le cose. E quindi da quello basico sembrerebbe che dovrei ottenere poi altri oggetti in generale. Così sembrerebbe, ok. Quindi non è importante dove sta appoggiato e non deve stare comunque verso l'alto. No. No, tu non sicuro non devi essere piazzato di qua. Ok, quindi abbiamo i nostri quattro da questa parte. Quindi sicuramente ne dovrò piazzare gli altri da questa parte di qua. Se riesco tranquillamente. Anche se la videocamera decide ogni tanto di non funzionare. Ora in teoria tu dovresti andare qui. Ok. E inoltre tu sei andato lì. Allora, devo tornare a Dragon. No, non devo andare qui. Quello è il core che fa energia. No, non volevo tornare di qua. Neanche il disenchanter volevo fare. Volevo capire come fare le cose. Ok, questo è il generator. Del maggiotto non mi prende ora. No, volevo neanche prendere te. Ah, giusto, te ti devo. Ok, invece ai lati cosa devo? Devo mettere qualcosa? Non ne ho idea. Perché volevo capire in che modo potevo tranquillamente craftare le varie cose. Eccoli qua. Ok, da una parte 4 diamanti. Ok, intanto vado a prendere i vari componenti. Finché questo non si decide di funzionare. Ok, da qui. Ok. Tu non vai? Ah, ecco il problema, cavolo. Quasi finita l'energia, quindi devo assolutamente prenderne altra. Quindi giustamente finché non ho
energia da dare a questo qui, nel senso, se non lo ricarico mai, ovviamente non. Non già nulla sfrutta. Ok, tu ti stai ricaricando. Servono sicuramente dei diamanti. No, non volevo fare te. Lo prenderete. Ok, ne crafto un paio. Ok, sicuramente questi qui li dovrò andare a cuocere. Ok, quindi dicevamo, eccolo qui. Ok, dovrei avere tutto. Ora, una volta che piazzerò tutto, dovrò trovare il sistema di mettergli l'energia. Ok, riesco a orientarmi. Non sarebbe un problema. Ora sicuramente saranno i diamanti da una parte, che servono 4 diamanti. Poi, per quanto riguarda gli altri, se lo trovo, ok, devo metterne solo due di questi e uno di questi. Ed infine il blocco di qua, che non ho piazzato bene. Ok, che va qui sotto. Ora, come devo dargli energia a questo? Energia. Forse da quello sotto, dal pezzo di sotto. Ok, tu tieni. Ok, tu mantieni 100.000 e non va bene. Tu quanta energia hai? Ma che mantiene? Ok, 50%. Ok, tu mantieni 1 milione. Ok. Come posso dare energia, cioè prendere energia e darla da Dragonic? Energicorro? Anche perché bel generator. Ok, devo provare a fare il generator. Può darsi che piazzandolo da sotto dovrei in teoria riuscire a sfruttarlo in qualche modo. Allora,
Aspetta, tu come ti chiami? Non mi ricordo mai. Allora, sicuramente a te Mob Grinder. Eccoli qua. Ok, mi mancano le spade di diamante. Una e due. Ok, il mob grinder l'ho fatto. Invece lo stabilizzet. Eccolo qui. Ok, lo posso. Non ho. Ok, non ho lo spawner. Però ti devo comunque craftare. Ti chiami Generator. Non ho nulla. Ok. Devo capire qual è quello della Draconica. Random Things. Ok, comunque sono due pagine. Ok, qui sicuro non ci sta nella seconda. Immerso dell'industrial. Extra utilities. Deraio. Eccoli qua. Sì, esattamente, sei tu. Ok, cosa mi vai a mancare? Che ti ho riperso. Questo, ok, il. Ok, dovrei vedere se ho della Netherrack, altrimenti toccherà andare dentro il Nether. Ora. No, non lo vedo, quindi andrò dentro al Nether. Nella speranza che qualcosa posso trovare. Più che altro perché ho deciso di cominciare la Draconica non per tanti motivi, ma bensì perché mi servirà farmare tanto, diciamo, farmare un piccone decente, diciamo, non dico dei migliori, però decente perlomeno, che quelli dei Draconic sono veramente veramente buoni. Ok, lag quella. Sembrerebbe qui dentro nel. Ok, dicevo sempre. Mi sono salvato appena in tempo, diciamo. Diciamo, non mi aspettavo questa cosa. Diciamo, questo lag più che altro. Ah, eccolo, il Dragonium Corra. Quindi diciamo posso trovarlo anche dentro il Nether. E la cosa non è che mi dispiace affatto. Quindi direi tranquillamente di mangiare. Ok, gli FPS sono leggermente aumentati. Ok. Devo sicuramente risalire, anche perché altrimenti
non ho modo di. Ok, il portale sta di qua. Ok. Magari scendendo in qualche modo. No, l'unica cosa che posso fare è questa. Nella speranza di. Ok, dicevo di non cadere. E la speranza che mi dimentico sempre che qui nel Nether ci sono i nostri amici creeper del Nether. Ok. Ah, il Netherfish. Ottimo. Ora, sicuro devo mangiare, anche perché non voglio rischiare di morire. Ora approfitto un secondo per recuperare questa energia. E devo ammettere che ho usato veramente, veramente tanta roba. Ok, ho trovato pure un buon sistema per consumare parecchio cibo, perché è vero, queste vanno, va via molto molto velocemente queste ramelle, però diciamo, volevo che andasse via molto molto velocemente. Ora vediamo. Ok, direi che per il momento possiamo renderci soddisfatti, prendo giusto le ultime cose che mi permetteranno, diciamo, un po' per mantenere quantitativi di roba. Intanto io mi allontano dalla lava che. Se poco poco si avvicina un creeper, non è che ne valga proprio la pena. Ok, io devo risalire in qualche modo. Ok, diciamo che starei nel punto giusto. Poi ovviamente tornerò off camera qui nel Nether per prendere più materiali, più che altro, che serviranno veramente veramente tanti per la Draconium. Ora aspettiamo un secondo che si decida a ricaricarsi. Ok. Ovviamente è normale che ci metta un poco a ricaricare Chunk, anche perché non si capisce il perché, ma ci stanno. Ok, diciamo che si è rila. Ok, ora non ti apre. Ah, tu perché sei? Ok, tu sì. Tu no. Ok, si deve ricaricare tutto. Forse con F, se mi ricordo male, F del QG. No, tu fai vedere i chunk. Ok, sta ricaricando. Ok, ha deciso di non collaborare. Ok, intanto tu vai. Tu sì. Tu no. Ora, però l'unica cosa che possiamo fare è aprire te nella spernata. Allora, perché più che altro non gli fa 20 fps, la vedo un po' difficile.
Allora, direi che per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, se è così stato mi raccomando di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi!